In Chad il coronavirus sembra non essere arrivato se non qualche caso, 18 casi, N'Djamena e in un'altra grande città del Chad, e speriamo non arrivi da queste parti perché, come ho già scritto in qualche messaggio nel passato, ci bastano e avanzano le malattie e le epidemie che già abbiamo nell'ordinaria emergenza di questo luogo. Soprattutto la malaria e anche l'AIDS e altri tipi di patologie, perché abbiamo una sanità che non funziona proprio molto bene. Ecco, allora, in questo tempo così strano, dal sud del mondo dove l'emergenza è quasi quotidiana e dove siamo in quarantena preventiva ormai da 3 settimane, quindi in solidarietà con voi. E inoltre siamo anche in coprifuoco da circa 10 giorni, un coprifuoco che dovrebbe finire tra poco, ma forse sarà prolungato, che dura dalle 19 di sera alle 6 del mattino per problemi probabilmente politici ai confini con il Camerun, il Niger e Nigeria a causa del terrorismo islamico. Eppure sono in quarantena, come vedete alle mie spalle, la differenza dell'Italia. I ragazzi stanno giocando a calcio, segno di speranza.